A Cassino sbarca il Levantino, l'erede di Stelvio, un grande SUV ma marchio Maserati. Dovrebbe essere questo il primo modello da produrre nella città martire nel semestre del 2019. Sempre qui avverrà la rivoluzione Giulietta, un vero e proprio restyling a cui seguirà la produzione della Gran Turismo veloce. Questi nuovi modelli dovrebbero garantire allo stabilimento FCA di Cassino la saturazione dello stabilimento con il rientro, a partire dal prossimo anno, dei 532 ex interinali che da ottobre scorso sono stati messi alla porta. I sindacati hanno già presentato una richiesta ufficiale di incontro con i vertici aziendali. Fismich, Wilm e Fim intendono sapere quali modelli in concreto partiranno e quando soprattutto. Al momento siamo fermi all'indiscrezione, ammette infatti Mirko Marcella della FIM CISL, il quale evidenzia però come il clima sia più che positivo e qualcosa effettivamente bolla in pentola. Francesco Giangrande della Wilm afferma «Sono abbastanza fiducioso che Cassino avrà i modelli necessari per la saturazione e come d'accordo presi con l'azienda, prima dell'estate prossima, sono fiducioso che ci sarà il primo modello e il rientro dei 532 ex interinali». I presupposti ci sono. Le fabbriche dell'indotto, già da lunedì scorso, hanno regolarmente richiamato in fabbrica i lavoratori con contratto a tempo determinato. Si continuerà nel solco tracciato da Sergio Marchionne, con Cassino al centro della produzione. Su questo non ci sono dubbi. Quello che preoccupa viene da oltreoceano e si chiama Donald Trump e la sua minaccia dei dazi USA.